Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per dare un ragguaglio sull'attività dell'amministrazione in questi ultimi 2 mesi, dopo, diciamo, il periodo estivo, soprattutto sulle attività concernenti i lavori pubblici. Sono state messe intense di lavoro tra le, diciamo, cose che in corso di realizzazione ne segnalo alcune. Innanzitutto abbiamo appaltato la realizzazione della strada che collega il cimitero vecchio con il cimitero nuovo. È una strada che ad oggi è in terra battuta, che crea anche disagio e non rende facile l'accesso, soprattutto durante la stagione invernale con le piogge, appunto non rende agevole l'accesso alla parte nuova del cimitero. Nel giro di 15-20 giorni dovremmo stipulare il contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori, quindi i lavori stessi, quindi a breve avranno inizio. Tra gli obiettivi dell'amministrazione, abbiamo detto anche più volte, vi è anche il completamento dell'illuminazione artistica lungo il corso Umberto I. È stata fatta la gara per l'acquisto dei pali mancanti, sia sul lato, diciamo, verso Condofuri, sia sul lato verso Palizzi. Diciamo, la gara è stata aggiudicata in via provvisoria e anche qui, diciamo, siamo in attesa del perfezionamento dell'iter burocratico. Tra l'altro, a breve, l'ufficio ha già predisposto gli elaborati per la gara, diciamo, poi della messa in opera dei pali. Quindi, diciamo, se tutto andrà per il verso giusto, se non ci saranno intoppi, contiamo che tenendoci larghi, per giugno, ecco, ci dovrà essere il completamento dell'illuminazione sul corso Umberto I. E poi abbiamo anche, diciamo, previsto due interventi per quanto riguarda opere di urbanizzazione primaria. Mi riferisco Cioè, abbiamo visto, siamo anche consapevoli che ancora oggi ci sono alcune zone del paese prive di illuminazione pubblica e prive anche di una condotta fognaria. È chiaro che sono più le zone, quindi sicuramente qualcuno potrà dire lì li avete fatti e qui in un altro posto ancora no. Ma ecco, il nostro obiettivo, ovviamente, bisognava partire da una zona e quindi cercheremo poi, durante il nostro percorso amministrativo, di completare, diciamo, di far sì che nessuna zona residenziale sia priva delle opere di urbanizzazione primaria, quindi rete idrica, rete fognaria e illuminazione pubblica. Questi interventi sono previsti per quanto riguarda l'illuminazione pubblica in località Camagliuso, dove diciamo, da anni ormai si sono insediati numerosi nuclei familiari, e la contratto di condotta fognaria invece la contrada Mesofugna. Queste sono le cose, diciamo, già fatte, nel senso che sono state fatte le gare, sono state fatte le aggiudicazioni provvisorie e nel giro di 20 giorni, 30 giorni saranno stipulati i contratti e quindi poi consegnati i lavori. Noi entro fine novembre procederemo all'assestamento del bilancio e subito dopo, già ve lo posso, ecco, dire, già gli atti sono pronti, faremo le gare
sia per quanto riguarda la viabilità comunale, abbiamo individuato altre strade dove c'è bisogno di intervenire, così come abbiamo fatto alcuni mesi fa. Quindi continueremo questo lavoro di riqualificazione della viabilità comunale e, come detto, manderemo a gara i lavori per la posa in opera dell'illuminazione sul corso Umberto I. Un'ultima cosa che mi ero dimenticato in precedenza, per quanto, quindi torno all'inizio, il cimitero. L'anno scorso avevamo presentato alla Regione una scheda progettuale chiedendo un contributo, un finanziamento per la riqualificazione di tutto il cimitero per un importo di 230 mila euro. La scorsa settimana siamo stati in Regione e abbiamo un attimo così sollecitato questa richiesta e gli uffici ci hanno detto che molto probabilmente la nostra richiesta sarà accolta. Ovviamente l'importo sarà sì, di molto inferiore, si parla di 80-100 mila euro, quindi se arriveranno questi fondi regionali, quindi faremo un ulteriore intervento sul cimitero a partire dalla chiesetta che è stato di abbandono e non è una cosa bella. Io avrei finito, se ci sono domande. Chiedo scusa, Sindaco, ho sentito dire che inizia i lavori pure la posa d'opera delle barriere. Sì, per quanto riguarda la posa in opera delle barriere, la ditta aveva chiesto l'autorizzazione alla provincia per effettuare uno spietramento nella Mendolea e per ricavare il materiale per fare le barriere. E questa, diciamo, parte del lavoro. Questa autorizzazione finalmente è arrivata e vi posso dire che già la ditta è in località Mendolea e sta, diciamo, preparando il materiale per portarlo qua. Io proprio ieri ho fatto un sopralluogo, quindi ho visto con i miei occhi che la ditta sta già lavorando, quindi finalmente, diciamo, abbiamo anche sbloccato questo intervento, che è un intervento importante sia per la difesa delle coste, per la difesa dell'abitato prospiciente il lungomare e anche per in chiave turistica e di sviluppo.